Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci amici di Radio Bruno, dall'area Stile, dal Royal Hotel Sanremo con Michele Zarrillo. Ciao, ciao a te. Come ciao stai? Ciao a tutti. Eccomi qua, insomma un po' frastornato, sai, ero un po' fuori allenamento, mi hanno così catapultato nella mischia sanremese con grande piacere, devo dire, insomma sono molto felice di vivere questa ennesima esperienza, anche se diciamo mancavo da qualche anno, però insomma tornare, ritrovare tanti amici, tante radio e tante insomma tanti rapporti umani che da un po' persone che non incontravo, è bello, molto bello, una cosa che mi fa piacere. Tuo dodicesimo vivere. Festival dodicesimo festival al trentesimo anno della notte dei pensieri. Sì, ero un 29enne capellone sì, col barbone, era un po', no? un antesignano della moda della barba, sì, vinsi con la notte dei pensieri le nuove proposte e oggi festeggio i 30 anni. Sì. Pensa che Una rosa blu invece la presentai nell'82, no? È una canzone che oggi ha ancora grande successo e questo mi rende felice perché poi sai, quello che mi ha caratterizzato sempre e di cui vado fiero, devo dire, perché poi magari nella settimana sanremese ho sempre fatto poco notizia, io, no? Perché sono una persona poi, no? Vive un po' una vita abbastanza così... Non mi butto tanto appunto nella mischia, non fa... però poi le canzoni nel tempo hanno una vita loro così bella, serena, dalla notte dei pensieri a 5 giorni, l'acrobata, l'elefante e la farfalla, tutte queste titoli che sono tutti di Sanremo, poi canzoni presentate a Sanremo e che mi porto così con grande piacere. I miei concerti sono praticamente pieni di persone che cantano queste canzoni e come non essere, no, soddisfatto, specialmente quando non mi affatico molto, insomma, per fare gossip o notizie o fare notizia. Quindi la mia prerogativa è venire a Sanremo e cantare le mie canzoni e poi il pubblico col tempo, perché poi la cosa bella è che le canzoni decantano, le mie canzoni, un po' come il buon vino. Ma la bellezza delle tue canzoni è che composte in quel periodo magari non avevano quelle sonorità, ma sono sempre attuali, moderne. È bello quello, è una meraviglia. Non lo so neanche io, sinceramente. Però il fatto di essere senza tempo ha una sua caratteristica, ha una sua comunque natura, no? Le cose che non hanno tempo hanno questo grande vantaggio. Poi, per carità, parliamo sempre di quelle che le amano, poi ci sono molti che magari non le sopportano, però quelli che le amano profondamente. Parliamo invece di quella dell'edizione 2017 di Sanremo. La canzone si chiama Mani nelle mani e fa parte di un album che uscirà il 10 febbraio. L'album si chiama Vivere e Rinascere, è tutto dire il titolo, riguarda un pochino anche la mia vita. Mani nelle mani invece è una canzone che, a differenza di molte mie storie un pochino più struggenti, questa parla proprio della fase più bella degli incontri, no? Dell'incontro, quando si incontra una persona che ti dà la sensazione di vivere un momento così paradisiaco, forse il momento più bello della nostra vita, che è quello dell'innamoramento, il momento in cui anche se dormi 2 ore sembra che ne hai dormite 10, fai le cose più, sei funambolico, fai viaggi, chilometri, non li senti, è nella fase, forse il regalo più bello che la vita ci fa in quella fase. Poi la storia racconta proprio di quella, e le mani sono il simbolo, no? Di quei momenti in cui dei periodi in cui non ci si lascerebbe mai, no? Ci sta attaccati in qualsiasi momento, addirittura si rischia un po' anche alla guida, no? si lascia il volante per tenere la mano del proprio compagno, della propria compagna, e mani nelle mani è un po' questo, e l'invito è tornare a quei giorni, tornare a rivivere in quel modo, anche se magari si continua a stare insieme, però ricordarsi che c'è stato un periodo in cui lo stare insieme era esaltante ed era veramente pieno di entusiasmo. A
A proposito invece di emozioni, come cover hai scelto quella di Miguel Bosé, Se tu non torni? Bellissima, io trovo una canzone meravigliosa, una canzone che coincide con un mio periodo molto fortunato, che fu, coincide con la mia prima tournée teatrale del 94. Io sentivo alla radio le mie canzoni e quella di Bosé, e poi questo, insomma, come dico, insomma, mi piace dire, questa canzone di Miguel mi ricorda anche molti quadri, no, di questi grandi pittori dell'impressionismo, no? Perché c'è questa natura, questa, parla della terra, del ritorno, di questi colori, no, del cielo. Quindi la canto volentieri perché c'è tutte queste coincidenze, e poi perché, fondamentalmente, perché è una canzone che mi piace molto. Sì, molto bello. E poi ricorda anche quei momenti in cui ci si ferma, si guarda la natura, si guarda un tramonto, come hai dichiarato ultimamente, no? La voglia di fermarsi ed osservare, esatto, la meraviglia. Esatto, cosa che noi a volte pensiamo di fare certe cose, diciamo, ah, guarda che bello, però poi la nostra mente è sempre legata o al lavoro o all'ambizione, no? Dice, devo fare, devo riuscire. Poi in realtà, quando poi nella vita hai no? Passano un po' di anni e hai qualche incidente che ti fa ricordare, no, che in realtà siamo veramente come dite, no, in questo transito terrestre, come diceva il grande poeta, ti rendi conto, insomma, che le cose belle vanno veramente assaporate e vanno godute veramente, non perché come dire, va di moda dire, ah, che bel panorama, che bella, perché devi proprio, no, hai la sensazione di io non ti nascondo che a volte, quando certo, purtroppo la vita e il mondo ci offre anche tante brutture, come purtroppo vediamo negli ultimi tempi, però poi proprio rinascere significa pure vedere un bel posto, un bel panorama e dire, ma allora esiste, già il bello esiste della vita, no? E ti sembra quasi impossibile. Purtroppo sembra anche impossibile. La vita è piena no? Di questa bilancia, ancora non sappiamo, no? Perché se otteniamo qualcosa ne perdiamo. Però insomma il vivere e rinascere è proprio questo. Cioè in continuo, diciamo, il work in progress della vita, se vogliamo, che ti deve far sempre sperare che c'è una svolta, che ci sarà sempre qualcosa di buono che può ottenere, nonostante a volte delle no, degli incidenti, delle cadute, delle, quindi è di buon auspicio, ecco. Sì. A proposito di svolte, ma com'è che partecipi quest'anno e Carlo Conti fa un regolamento così complicato? Con tutte queste me. Eliminazioni, ma perché? ma per rendere più viva la gara, per rendere più no, per far stare incollati un pochino più di più, per far soffrire un po' di più noi che abbiamo problemi di cuore, per cui no, scherzo, insomma, beh, divertente da un lato, sai, sarà un'edizione molto particolare sotto questo aspetto, per cui insomma però quando si è sul palco e si canta non bisogna pensare a questa cosa, perché sennò rischi di sbagliare tutto il testo, di fare dei danni pazzeschi. No, per carità, non ti diamo questo spunto. Come viene? Comunque, guarda, la cosa bella è che almeno minimo si canta due volte, e quindi almeno due volte la canzone la presenti, e in un, diciamo, un appuntamento così importante è già un privilegio, insomma, esserci è un grande privilegio. Perfetto, ci salutiamo qui, quindi Michele, grazie. Se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno. Agli amici, amici di Radio Bruno, un saluto, un buon ascolto da Michele Zarrillo, a presto, a tutti gli amici di Radio Bruno, ciao. Grazie, ciao. Mille a Michele Zarrillo, a grazie. Te, a voi, ciao, grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.